c'è l'aumento, allora, a parte stiamo in un periodo in cui sono frequenti le gastroenteriti, quindi ci mettiamo una possibile influenza, diciamo, intestinale che ha preso lo stomaco, associato a una gravidanza, e fino a 16 settimane, quando si è al picco massimo di beta-HCG, danno le nausee classiche della gravidanza, soprattutto al mattino. Quindi mettiamo quella, la gastroenterite galoppante, ecco il risultato. Bene, la signora che sta nei peremesi gravitica sta a 14-15 settimane effettive, ok? L'ecografia in questo caso è giusto per valutare la crescita del bambino e naturalmente, avendo difficoltà nell'idratarsi, anche il liquido amniotico. Eccolo qui, sentiamo subito il battito. Papà lo vede? Sì, sì. Ok, qua sopra è la placenta. Sta formando ben benino, non ci sono alterazioni. Questa è la testa del bambino. Già sapete il sesso? No, si vede? È un po' prestino, ora vediamo se ci riusciamo, eh. La coscetta, sarebbe la parte bianca, no? Sì, il femore. Sta bevendo, sì. Da questa notte? Niente, no, sta andando avanti a flebo. Il liquido come sta? Un pochettino, un po' di flebo fanno bene. Ok. Quindi il sesso non si vede. Il sesso. Guarda, deve dare il beneficio dell'inventario, eh. Mi sembra una femminuccia, però non posso assolutamente essere sicuro. Siamo sbilanciati pure l'altra volta. E quindi. Però c'è Allora, sicurezza alla nascita, c'è. Cioè. Sì.